Fratelli d'Italia, l'Italia sei destra, dell'Elbo municipio, sei cinta la testa. Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Dov'è? Dov'è la vittoria? È passata in mezzo alla strada e ci ha salutato la vittoria. Comunque, video sfogo, video sfogo. Chi lo vuole vederlo, non lo veda, chi vuole vederlo, lo veda, e chi lo veda, lo veda. Video sfogo contro i Juventini, contro i gobbi che hanno voluto sull'Italia che ha perso. Tipo due youtuber, Nino Juventus e Baia Palermo. Uno lo sa un cazzo di calcio e si crede competente che è Nino Juventus, l'altro è più simpatico, è obiettivo, anche alcune volte sportivo, e fa un solo sfottò che è Baia Palermo. E se vi faccio sentire, aspettate un attimo. Sentite, questo è Baia Palermo, sentite. Cosa sarebbe italiano? Cosa sarebbe uno nato in Italia e cresciuto in Italia? Vedete conti il livello mentale di questi tifosi juventini? Però non è finita qua. Aspettate, aspettate, sentite dopo. Sentite, questo fa più ridere, questo è più l'incompetente di Juventus, sentite. Senza giocatori della Juventus, una svolta epocale, la Fiji ci lancia i giovani, lancia rete 4 là dietro. Ditemi cosa c'entrano i giocatori della Juventus che nel Mondiale 2006 ha vinto grazie a Materazzi, vuoi o non vuoi, gol di Materazzi, ti ha portato in Mondiale, perché senza quel gol i miracoli del tuo amato Gigi Buffon te li puoi mettere nel culo, carolino Juventus. Ma questo è di competenza in giro. Cioè, questo pensa che con i giocatori della Juventus l'Italia avrebbe vinto? 2012, metà Juventus, abbiamo perso. 2010, metà Juventus, siamo usciti ai gironi. 2017 avevamo, 2016 scusate, con Conte avevamo una squadra di merda, mista. Siamo arrivati quasi in semifinale, solo Pelé, che è un coglione, fa lo scavetto, usciamo. Ma neanche con i giocatori dell'Juventus abbiamo vinto chissà cosa con l'Italia, eh. Cioè, nel 2006 avevamo tre giocatori titolari della Juventus, sono tutti della Roma, della Bayern Monaco e dell'Inter. E due a metterlo, carolino Juventus, o no? È così, nel 2006 ha vinto grazie a Materazzi, ha fatto il gol contro la Francia, se no i miracoli di Buffon li potrei mettere pure nel culo. Ma il problema è che questi qua, poi la FIGC, cos'è? Stata così quando per i 15 punti di penalizzazione, tanto veniva Rinaldo in un modo e nell'altro, finisce a Tavallucci e vino, e Rinaldo i 15 punti, tranquilli, tranquilli che tanto viene Rinaldo, tu possiamo venire, dormite sereni, tranquilli, con il cuscino, la lucetta accesa e un peluche, che tanto viene Rinaldo i 15 punti. Poi, voi, tifosi, juventini, anche gobbi che hanno voluto per l'Italia, insomma siete nati tali scimmie. Voi vi interessa di essere tali scimmie in uno zoo, perché quello è il vostro habitat, perché siete delle scimmie, andate dove porta il vento, se uno dice qualcosa, anche gli altri peconi vanno da quella parte. La gente obiettiva più che altro, anche sportiva, non esiste più, non esiste più. Tanto alle Bianconero, Highway, Bianconero Fair, hanno fatto un video serio sull'Italia. A parte che saluto alle Bianconero, comunque un bravo ragazzo e ne sa. Voi siete gente stupida, stupida e senza un cervello. Comunque, piccolo video suono perché è durato 4 minuti. Ma questa è l'incompetenza di Lino Juventus, che non sa neanche cos'è una diagonale, una sovrapposizione, un taglio in mezzo, un taglio in via laterale. Una difesa bassa, i 100, non so cosa sono queste cose qua. Mi fai il video? Fai il video contro l'Inter, Lukaku, i cose, eccetera, contro i milanisti. Fai il video per la Juventus, grandi, siamo forti, rosicate, rosicate. Però questo sarebbe rosicate, non so cos'è la sua posizione, la didattica non la sa fare. Cioè, capite che livello di calcistico ha sta persona? Invece Mario Palermo è un'altra persona, è più simpatica. Sa di calcio ed è più sportiva. Lino Juventus no, Lino Juventus è il personaggio squallido che di calcio sa zero. Detto questo, forza Italia, io tifo Italia, tifo la nazionale, anche con 11 giocatori della Juventus, la tifo sempre, perché io sono patriota, sono italiano, sono nato in Italia e morirò in Italia, spero più tardi possibile il fatto di morire, però
quella tifo per sempre in Italia. Ci possono essere pure 11 giocatori della Juventus o 11 giocatori del Milan, che la tifo sempre in Italia, perché quando gioca in Italia gioca la mia nazione, la mia patria, dove sono nato e cresciuto. Sti cazzi di quello che pensate voi, ma io la penso così. Io tifo in Italia per sempre, fino alla mia morte. Forza Italia, cazzo! Vai mancini! Prendiamoci questi cazzo di europei, andiamo a qualificarci agli europei. Se Forza Italia, lasciate like, iscrivetevi al canale e poi andate tutti a dormire. La vittoria comunque ci ha salutato ancora la vittoria, ciao Vittoria, mi dispiace, ciao.